I corsi di formazione del progetto, mirati a soddisfare il fabbisogno della città di Chianciano Terme, sono stati individuati e scelti dall'ente bilaterale del turismo toscano dopo un'attenta attività di ricerca e studio del comune termale e del territorio che lo circonda, ovvero la Val di Chiana. La formazione è stata affrontata dividendo l'ambito generale del turismo in 5 singole materie: area piani, area sala, area cucina, area reception ed area direzione del personale. Ogni materia è stata seguita sia nella parte teorica che pratica da esperti del settore e da docenti qualificati. Comunicazione, capacità di lavorare in squadra e metodologie di relazione ed approccio con il cliente sono state le materie base affrontate nel corso di reception. L'obiettivo è dare agli operatori tutti quei meccanismi, tutti quegli strumenti che possono migliorare il loro modo di lavorare e di porsi di fronte ad un pubblico o ad un cliente più in generale che arriverà alla reception, e fare capire l'importanza del mondo della comunicazione, del saper relazionare, del saper gestire il cliente per dare, oltre alla vendita banale della camera, un qualcosa di più, un'esperienza, un valore aggiunto e un servizio di qualità. Servizio che mai potrà essere di qualità elevata senza un direttore di albergo capace di amministrare e gestire al meglio il proprio personale. Per questo al corso di reception è stato pensato di legare un corso per direzione del personale mirato proprio a migliorare la capacità gestionale e la leadership. Anche in questo caso l'obiettivo sarà senz'altro lavorare sul mondo della comunicazione e sul saper lavorare meglio insieme, con una particolare attenzione a mettere, diciamo, il direttore nella condizione di lavorare meglio in gruppo come partecipante e componente del team di lavoro, e dall'altra parte da coordinatore per appunto andare a gestire un team di risorse. Altra area formativa analizzata nel corso chiancianese è stata quella relativa alla gestione dei piani degli alberghi. Anche in questo caso la materia è stata affrontata sia dal punto di vista teorico con lezioni in aula che pratico con lezioni svolte direttamente in albergo. Obiettivo di questo corso è stato far capire l'importanza della figura che lavora nei piani e gestisce le camere, forse troppo spesso ed erroneamente creduta di minore importanza. Lavorare nel reparto piani, e parlo sia a livello di cameriera, facchino o governante, è un lavoro molto estremamente delicato, proprio perché l'obiettivo finale è poi quello della preparazione del prodotto, che è la camera e l'albergo, il prodotto che poi gli altri colleghi dell'azienda commercializzeranno, venderanno, eccetera. Il lavoro dell'accoglienza e della gestione di un soggiorno è un vero e proprio lavoro di squadra, dove ogni singola pedina svolge un ruolo fondamentale per la riuscita dello scopo finale, ovvero la soddisfazione dell'ospite. Capito questo concetto, dunque, anche in questo caso la materia non può non essere che approcciata in modo scientifico, con precisi obiettivi da raggiungere e con particolari aspetti da approfondire. Il lavoro in albergo è un lavoro particolare perché si svolge sempre alla presenza dei clienti, quindi va fatto in un certo modo, quindi è importante anche come ci si veste, come ci si presenta, come ci si muove, eccetera. Quindi parleremo di questa prima parte proprio di introduttiva, diciamo, di sapersi muovere in albergo, quindi comportamento, e poi andremo a parlare proprio della parte più tecnica, quindi parleremo delle procedure, dell'importanza delle procedure, e andremo a illustrare alcune procedure per quanto riguarda relative alla preparazione del prodotto, quindi della preparazione dell'unità abitativa, camera e bagno. E quindi parleremo ovviamente anche di tutta quella che è un po' la parte legislativa, quello che riguarda la sicurezza nel reparto, la sicurezza per chi opera nel reparto, per i clienti, e sanificazione, igiene, insomma, dei concetti molto molto importanti, perché comunque chi lavora in albergo, soprattutto in questo reparto, ha la responsabilità poi di consegnare al cliente un ambiente anche non solo pulito, preparato, eccetera, ma anche sano da un punto di vista
batteriologico. Naturalmente non c'è accoglienza o stanze curate o comunicazione che tengano senza avere, e questo è particolarmente vero proprio in Toscana, una sala ed una cucina all'interno della propria struttura ricettiva degne di questo nome. Sapere infatti apparecchiare una tavola con gusto, cambiando in base alle occasioni colori o arredi, e saper offrire agli ospiti piatti gustosi e genuini, frutto di un sapiente lavoro di ricerca di ingredienti di prima qualità, non solo può determinare la riuscita del soggiorno e dunque la soddisfazione dell'ospite, ma può anche determinare la scelta da parte del turista di ritornare alla prima occasione buona. Proprio per questo, nel progetto dell'ente bilaterale del turismo toscano non potevano mancare due corsi mirati ad approfondire le tematiche della sala e della cucina. Il nostro concetto è comunque di lavorare tutti all'unisono, di creare un gruppo molto forte e compatto, e giocheremo moltissimo, giocare è un po' un termine molto brutto, però è simpatico e diretto, sulla qualità del cibo, sulla salute, e per far sì che tutto riesca in maniera divertente e in chiave contemporanea, senza dimenticare però la tradizione, che comunque sarà costante. Qual è l'obiettivo che si deve raggiungere, che devono raggiungere i vostri studenti? L'obiettivo è quello di riuscire a dare un'idea di gusto, non trascurando la salubrità degli ingredienti, quindi attenzione agli ingredienti, ai nutrienti, alle calorie, attenzione anche alla stagionalità e ai prodotti tipici del territorio. Qui naturalmente siamo in un territorio particolarmente favorevole sotto questo punto di vista. C'è comunque bisogno di inculcare nella mente anche dei più giovani questa cultura del mangiar bene? Sì, perché è una cosa fondamentale, diciamo che è il futuro, riuscire a curare la cucina anche da un punto di vista salutare. La cucina del benessere è sicuramente il futuro. Dunque, in ultima analisi, qual è il messaggio che deve arrivare dalla lezione di sala e cucina? Ma il messaggio sicuramente è che si vince oggi con la squadra, quindi una squadra preparata che prepari i giovani e trasmetta ai giovani che si vince in gruppo curando la cucina, curando la salute, curando anche l'aspetto accoglienza. Quindi tutti insieme preparati, sala, cucina e benessere e salute fanno parte della stessa situazione per poter comunicare, vincere e attrarre.